Fuori di Milano e più precisamente nelle immediate vicinanze di Piazza Duomo si trova una delle chiese più particolari della città. È San Bernardino alle Ossa, che deve il suo nome singolare ai teschi e agli scheletri che decorano le pareti di una cappella interna. I resti appartenevano a condannati alla decapitazione o a vittime della peste o a povere persone morte sui pagliericci del vecchio ospedale del Brolo, ove prestavano la loro cura la Compagnia dei Disciplini, che fino al 1786 si dedicò all'assistenza dei moribondi. Costruito nel XIII secolo e danneggiato dopo un crollo nel 1642, l'edificio fu poi riedificato in stile barocco e rococò nel 1695, che è quello che esiste ancora oggi. Dall'ambulacro dirigiamoci quindi direttamente all'ossario, la prima meta della maggior parte dei turisti, ove ai macabri fregi realizzati con ossa si contrappone la speranza del trionfo di anime fra angeli, affrescato nella cupola da Sebastiano Ricci, 1695. La statua di Nostra Signora Dolorosa de Soledad, eseguita nella seconda metà del XIII secolo durante la dominazione spagnola, è simile a Madonne esposte nelle chiese di Siviglia, Toledo e ad altre città della Spagna. Ora nel ristretto ambulacro per visitare l'attuale chiesa, che presenta un'insolita pianta ottagonale che venne completata da Carlo Giuseppe Merlo nel 1754. La chiesa ha origine medievale e ne aveva cura la Compagnia dei Disciplini, che fino al 1786 si dedicò all'assistenza dei moribondi. La confraternita venne successivamente sciolta e i resti mortali degli ultimi 21 confratelli sono presenti in un ambiente sottostante, posto dinanzi all'altare maggiore, ove una ghiera impedisce l'accesso ai 10 scalini che conducono alla cripta sotterranea. Thank you.
L'ultima cappella è la più interessante perché apre una serie di quesiti a tutt'oggi senza risposta. A parte la palla d'altare del Ferrario raffigurante Santa Maria Maddalena in casa del fariseo, in questa cappella dal 1768 vi è una tomba di famiglia di alcuni discendenti di Cristoforo Colombo, come cita l'iscrizione: Pietro Antonio e Giovanni di Portogallo, Colon Conti della Puela e della Veragua. Sulle cornici laterali dall'altare vi sono gli stemmi della famiglia con il motto Colon diede il nuovo mondo alla Castiglia e al Leon. Ora, chi sono questi due discendenti e perché si trovano sepolti proprio in questa piccola chiesetta milanese? E perché nel motto si celebra solo la Castiglia e il Leon e nessun accenno per la sua patria, l'Italia, secondo le fonti ufficiali? Se furono legati alla loro terra, il Portogallo, perché farsi seppellire qui? Quale legame li unisce a Milano? Con quest'ultima panoramica, lasciando proseguire il riposo dei nostri amici disciplini, un saluto e un invito ai prossimi video.